Buonasera a tutti, innanzitutto io ringrazio chi mi ha presentato, ringrazio chi mi ha invitato perché ho avuto modo di apprezzare l'intenzione, il percorso che fate nelle vostre comunità, anche se è una sola. Mi presento anche se ho già visto qualche faccia che conosco, quindi in parte sono anche insieme a molti amici, però non tutti mi conoscono. Io vengo da Crema, non sono tantissimi chilometri. Nella vita mi guadagno il pane facendo l'insegnante, faccio l'insegnante di religione nelle scuole superiori. Sono sposato, sono papà di 3 bambini, però vivo la vita della mia comunità parrocchiale. Definisco un cristiano di parrocchia, come ce ne sono tanti. A Crema, nella diocesi di Crema, noi siamo ancora diocesi, nonostante le nostre piccole dimensioni, sono coordinatore del centro diocesano di spiritualità. E poi, siccome ho sempre avuto un po' questo pallino, questo desiderio di voler riflettere di laico, di battezzato, di persona che vive la vita del matrimonio, del lavoro, della famiglia, di voler pormi in ascolto della parola, di cercare di riflettere, quindi di capire che cosa l'ascolto della parola dice a noi oggi e cercare di ridirlo dentro la cultura, il tempo, il nostro vissuto. Fino a quando ero notevolmente più giovane di adesso mi sono così interessato a studi teologici, biblici, dopo essermi laureato in scienze politiche e quando ho fatto il mio discernimento vocazionale e ho capito che la mia vocazione era quella del matrimonio con la persona che avevo incontrato, però sentivo che anche questo aspetto non era da andare. Perciò ho cercato di continuare a studiare, pur dovendo lavorare, per esempio, non ho potuto fare la facoltà teologica, avrei voluto, ma il fatto di dover lavorare non me lo impediva. Quindi ho fatto l'Istituto di Scienze Religiose a Milano per avere gli orari più abbordabili per le mie esigenze, però ho continuato a cercare di riflettere e scrivere e man mano alcune mie cose hanno cominciato un po' a girare. Sono iscritto all'Associazione Teologica Italiana da 5-6 anni e ho un blog dove mi occupo di tematiche di religione, di cultura, di spiritualità. E poi pubblico su alcuni siti, libri e riviste. È uscita la settimana scorsa una mia intervista su Credere, che era intitolata Il teologo con i piatti da lavare. E poi mia moglie mi ha detto, mi ha tirato la ma tu non lavi i piatti perché così la lavastoviglie. Ho detto, sì, però ci metto io nella lavastoviglie. Poi il titolo dice con i piatti da lavare, anche li lava lui. Ma questo era per dire che cerco sempre nelle cose che dico, negli interventi che faccio, in quello che scrivo, di rimanere ancorato a quella che è la realtà quotidiana, concreta del nostro vivere di persone. E quindi ecco, credo che questa sia un po' la mia caratteristica, di affrontare temi di spiritualità, di teologia, non con l'occhio del prete, con l'occhio dello studioso puro, ma con l'occhio di una persona che cerca di studiare seriamente, di mettersi in ascolto della parola di Dio e di presentare la parola, di presentare la voce del Vangelo dentro il nostro tempo, dentro il nostro vissuto. E per lo più il tema e il contesto di stasera mi suona particolarmente vicino perché nella mia esperienza, senza avere la pretesa di avere chissà quali meriti da accampare o chissà che cosa da raccontare, sono
parrocchia dove c'è sempre stata una forte sensibilità verso gli ultimi, verso la scelta preferenziale dei poveri. Sono cresciuto con una persona che era amico di Nord-Est 20, quindi ho vissuto per molti anni esperienze legate alla condivisione con i portatori di handicap. Io, mia moglie, l'ho con matrimonio, per un certo periodo abbiamo anche abitato in una casa famiglia che c'è tuttora nella nostra parrocchia, e adesso siamo un po' al centro di ascolto della Caritas insieme ad altri. Quindi, per dire che poi il contesto in cui mi trovo stasera è un contesto con cui sento un'affinità. Però adesso veniamo a finite le presentazioni, veniamo a quello che ci dobbiamo dire. Io vi presento questa riflessione che ovviamente si situa nel contesto del Giubileo, dell'anno della misericordia, e l'ho strutturata a partire da un fondamento fino a una proiezione pratica attorno a tre momenti sostanzialmente. E vi dico anche i testi che ho usato soprattutto come punti di riferimento. Due sono testi miei, che sono testi recenti. Uno è l'ultimo libro di Enzo Bianchi, che avevo ricevuto in anteprima dall'autore prima che uscisse, L'amore scandaloso di Dio. Quando l'ho visto domenica, io ho detto: guarda, ti ho anticipato per una volta, perché quando mi hanno chiesto il titolo di questo incontro e ho detto: ma proviamo a fare un amore scandaloso, non sapevo ancora che sarebbe uscito questo libro. Quindi vuol dire che ci eravamo un po' letti nel pensiero, e mi sembra giusto porre l'accento su questo tema dello scandalo. Gli altri due libri, apro una piccola parentesi, sono proprio pubblicati con Chica, L'arte della misericordia, e poi questo sopportare pazientemente le persone moleste, per capire perché c'è questo itinerario. Mi sembra giusto porre l'accento sullo scandalo della misericordia, perché lo scandalo della misericordia ci toglie da quel rischio, da quella tentazione di ridurre tutto il discorso della misericordia a un buonismo un po' zuccheroso, a qualcosa di dolce che carezza le orecchie, che ci fa sentire tutti buoni, tutti bravi, ma che però non ci riporta a quello che è il vero nucleo bruciante. Il messaggio della misericordia è qualcosa di bruciante, è qualcosa che quando ti tocca ti scuote. Ma Gesù, appunto, quando ha annunciato la misericordia, quando l'ha vissuta, ha dato scandalo, ha creato problema. Ha creato problema soprattutto ai uomini della religione, non agli ebrei, perché il rischio quando si leggono i Vangeli, questo ci tengo molto a sottolinearlo, è che nel momento in cui leggiamo dei farisei, dei dottori della legge, del Sinedrio, di riferire tutti i conflitti che Gesù ha avuto con queste persone alla religione ebraica, con una specie di antisemitismo sottinteso. No, quando Gesù ha avuto degli scontri con queste persone, ha avuto degli scontri con una mentalità che è una patologia, una tentazione dei uomini di tutte le religioni, che abbiamo anche noi cristiani. E quindi quando Gesù vive questi scontri, dice qualcosa anche a noi, anche alla nostra fede, anche alle patologie, alle deviazioni della nostra fede. Perché l'amore, la misericordia è un messaggio scandaloso? Lo ha detto bene un altro, Alberto, questa figura molto interessante, affascinante, di scrittore, premio Nobel, studioso di filosofia, lui era vicino al progetto dell'esistenzialismo, e nella sua opera ha detto: c'è stato un momento in cui si è parlato di perdono e di misericordia, però è durato poco, circa 3 anni, ed è finito male. E aveva ragione, perché lui ha colto nel segno dicendo che
Già dopo Gesù, lo stesso cristianesimo, in molte occasioni, in molti passaggi, in molti suoi aspetti, ha attenuato, ha soffocato il vagone scandaloso della misericordia. Perché, come questa è la seconda parte del titolo che ho scelto questa sera, la misericordia, questo amore scandaloso, è un fare misericordia ai poveri e ai peccatori. E su questo noi magari abbiamo delle idee che però, se andiamo a prendere in mano il Vangelo, possono vacillare. Allora, come mai questo fare misericordia è scandaloso? È scandaloso perché ci proietta fuori da quelle che sono le nostre visioni dell'amore, le nostre visioni della relazione con Dio e della relazione con gli altri, e ci fa abbandonare le nostre certezze, ci fa prendere il largo, in rotte che per noi in realtà sono incerte. Perché noi ci portiamo dentro degli schemi, noi ci portiamo dentro degli automatismi, dei modelli di pensiero che proiettiamo sul volto di Dio, proiettiamo sulla Chiesa, proiettiamo sul nostro modo di vivere l'amore con le persone, che siano i familiari, che siano le persone che incontriamo, che proiettiamo sul nostro modo di essere cittadini. E questo meccanismo, che in qualche modo è dentro di noi, è il meccanismo che dice che l'amore in realtà, la misericordia, non è gratuita. Cioè, l'amore in qualche modo deve essere guadagnato, che in qualche modo un prezzo, e quindi noi ci sentiamo amati se facciamo qualcosa per conquistare l'amore degli altri, e nel nostro amare condizioniamo l'amore che diamo. Ci sono delle persone, delle categorie di persone che noi lasciamo all'esterno della sfera delle nostre relazioni, la sfera della nostra capacità di amare. Ecco, il messaggio della misericordia di Dio va a mettere in discussione tutte queste immagini, questi modelli mentali, psicologici, spirituali che abbiamo dentro di noi e che applichiamo. Il primo passaggio è la parabola del buon samaritano, il fare misericordia verso i poveri. Perché a noi sembra molto semplice: c'è un uomo che incontra un ferito, lo cura, si prende cura di lui, ma non è così semplice. Innanzitutto Gesù, quando racconta questa parabola, siamo al capitolo 10 del Vangelo di Luca, Gesù è interrogato da un dottore della legge che gli chiede quale sia il più grande comandamento, e Gesù dà una risposta. L'ebreo, la domanda su quale sia il più grande dei comandamenti è la domanda su che cosa dica Dio all'uomo, su che cosa rivela Dio all'uomo. E a questa domanda Gesù dà due risposte: amerai il Signore Dio tuo e ama il prossimo tuo come te stesso. Lui prende due parole dell'Antico Testamento, dal libro del Deuteronomio e dal libro del Levitico, capitolo 19, e le mette assieme. Allora, già in questo mettere assieme due risposte diverse, amerai con la sua proiezione al futuro, l'amore non come dato acquisito, ma l'amore come cammino, amerai il Signore Dio tuo e ama il prossimo, Gesù fa una interpretazione, perché legando assieme due parole ne disarticola gli universi di significato. Ogni parola biblica è come un, come dire, io vedo una parola biblica come, avete presente l'immagine dei fiocchi di neve? Quando noi vediamo i fiocchi di neve al microscopio, si presentano come dei cristalli dalle molte sfaccettature. Ebbene, la parola di Dio è come ogni parola della Bibbia, come un cristallo di neve che ha tante sfaccettature, e nel momento in cui uno di questi
vicino a un altro, il loro roteare, la loro combinazione crea dei giochi di luce nuova. Allo stesso modo, quando Gesù in questa sua lettura prende due parole diverse e le accosta, crea dei riverberi che danno un nuovo significato a queste parole. Perché? Perché legando l'amore di Dio all'amore del prossimo, sottrae l'amore di Dio alla distinzione tra il sacro e il profano, e la distinzione tra il mondo divino e il mondo umano. Come se il mondo divino e il mondo umano fossero dimensioni separate, dimensioni che stanno in spazi alieni. E questo fa diventare la religione, il vissuto spirituale, una fuga. Lo slega dalla responsabilità della vita concreta. No, nel momento in cui Gesù accosta l'amore di Dio e l'amore del prossimo, ricollega il divino all'umano, ricollega il cielo alla terra. La religione si realizza nella fedeltà alla terra. Questo è molto interessante. Non è solo un legame tra due spazi, tra due mondi che in realtà si rispecchiano l'uno nell'altro. C'è un passo in più, perché poi nasce la domanda, questo era tipico dei dibattiti rabbinici: chi è il mio prossimo? E quando lui chiede chi è il mio prossimo, qui si pone una domanda che alla fine è quella che ci poniamo anche noi. Ma chi è giusto amare? No, perché sì, va bene amare, ma fino a un certo punto. Va bene amare, ma tutto ha un limite. Va bene amare, però non si può sempre. Perché già qui il sopportare patentemente le persone moleste dovrebbe cominciare a rubare nelle orecchie. Perché noi tendiamo a dire che, certo, c'è l'amore, ma in alcune situazioni, ma verso alcune persone, come se entrasse un altro principio. Allora Gesù risponde, ma risponde con una parabola. Però io dico sempre che le parabole sono come la poesia di Gesù. Le parabole sono la poesia di Gesù perché poesia, in greco poiesis, è un atto di creazione. Creare un mondo con le parole, ricreare il mondo con le parole. Perché? Perché Gesù, attraverso le sue parole, parte da realtà che tutti vedevano: il cielo del cielo, i campi, il colore del grano, i fiori, e trasfigura e fa rivedere queste cose, queste realtà, alla luce di Dio, le fa rivedere dentro lo sguardo di Dio. Ecco allora che dentro l'umano, dentro il terreno, dentro ciò che a noi sembra profano, troviamo le tracce, il sapore del divino. Perché Gesù era questo che faceva. Non a caso ha preso il pane e il vino e li ha fatti sacramento. Il pane e il vino che sono elementi della terra trasformati dal lavoro umano. Interessante questa connessione, questo legame tra le dimensioni dell'umano e del divino. Gesù racconta una parabola, la parabola del Samaritano. Vediamo il protagonista, che non abbiamo tempo stasera di dargli una lettura approfondita. Vediamo solo alcuni elementi. Il protagonista è un uomo, anthropos tibis, il testo greco, cioè un uomo senza aggettivi, un uomo e basta. E notate, il testo ci dice neanche che questo uomo fosse una brava persona. Per quello che ne sappiamo noi, poteva anche essere un disgraziato. Certo, noi tendiamo a pensare: viene aggredito dai briganti, lo derubano, lo picchiano, poverino, è innocente. Ma magari questo uomo era un ladro, magari era un assassino, cosa ne sappiamo? È molto interessante il fatto che Gesù non dia attributi a quest'uomo. Era un uomo. Quest'uomo viene ferito, passano, viene lasciato ai margini della strada, passano due persone. Due persone che sono persone della religione, uomini religiosi. E qui il testo percepisce non solo che lo guardano e passano oltre, ma il testo nota che passano dalla parte opposta.
come se ci fosse la misericordia, il guardare secondo la misericordia, il vedere secondo la misericordia, il sentire secondo la misericordia, l'agire, cioè il fare misericordia, che ci sia un altro lato, un altro versante. Sapete che nella Bibbia questa posizione dei due lati, pensate al Salmo 1, è molto presente, le due vie. Ecco, i primi due che passano, passano dal lato opposto, cioè come se il loro sguardo, la loro mente, il loro cuore fossero da un'altra parte e non vedono, sì, lo vedono l'uomo, ma non lo vedono realmente, non vedono la sua sofferenza. Passa il samaritano e per un ebreo di allora il samaritano era lo straniero, era eretico, era una un nemico sostanzialmente. Potremmo dire, se raccontassimo oggi questa parabola, che quest'uomo era lungo la via che va, non so, da Agrate verso Cinisello Balsamo, che va da Agrate lungo Cinisello Balsamo, viene rapito, picchiato, passa un prete, non dico il parroco di quale parrocchia, perché non facciamo cosa con nessuno, passa un catechista e tutte e due vanno dall'altra parte, avevano le loro impegni, avevano le loro cose. E poi passa un immigrato clandestino, marocchino, musulmano, si ferma e si prende cura di lui. Ecco, lo shock, lo straniamento culturale di questa parabola, per questo per chi lo aveva sentito. Cioè, le persone da cui ci si aspetterebbe che siano le brave persone, sono sull'altro lato. La persona che è sul lato della misericordia è la persona che dovrebbe essere la più lontana. Allora questo è il primo aspetto della misericordia. La misericordia non è legata ad appartenenze, non è legata a identità, non è legata a categorie. E questo è uno dei primi aspetti dei nostri modelli che ci portiamo dentro. Noi leghiamo la misericordia, leghiamo l'amore a delle categorie di persone. Come se, secondo noi, ci fossero categorie di persone che sono capaci di amare e altre no, a seconda della religione, a seconda del credo politico, a seconda dell'appartenenza nazionale, e come se ci fossero persone che, a seconda della loro della categoria a cui appartengono, fossero meritevoli di amore oppure no. Di solito per il non meritevoli di amore sono sempre gli altri, non la nostra categoria. Però questo è un meccanismo che noi vediamo dentro molti discorsi pubblici, dentro molti messaggi che girano, dentro molti dibattiti che ascoltiamo nei talk show o molti messaggi che vediamo su internet. Ci sono delle categorie che sono dentro la possibilità dell'amore, delle categorie che sono fuori. Il fatto che a soccorrere il ferito sia un samaritano è una rottura di queste categorie. Ma Gesù era un uomo che rompeva le categorie. Sono un prete di Milano, mio caro amico Don Angelo Terrati, che dice che Gesù era un rabbi che sconfinava. Gesù sconfinava, non si accontentava di quelle barriere che venivano erette dalla mentalità, dal costume, dalla cultura, dalla religione, come realizziamo anche noi. Quando si fa insegnare da una donna carnea, perché quando la donna carnea gli chiede di guarire la figlia, lui poi cambia idea, perché all'inizio le dice di no. Quando si avvicina a persone che erano impure, quando accoglie delle donne tra i suoi discepoli, Gesù sconfinava, non stava dentro i recinti. E il samaritano è il simbolo del Dio che sconfina.
è il simbolo del fatto che la misericordia non si lascia recintare. Allora il primo aspetto della misericordia che è scandalo, è inciampo, è il fatto che la misericordia non si lascia recintare, non si lascia condizionare. E è interessante poi come Gesù chiude la narrazione, perché chiede, fa una domanda, dopo aver ricevuto la domanda, fa una domanda al fariseo: ma chi di questi tre si è fatto prossimo al ferito? Il fariseo risponde: colui che gli ha fatto misericordia. Dico gli ha fatto misericordia, se voi andate a trovare, a vedere nella traduzione c'è, non trovate esattamente questa espressione, però, perché dice che ha avuto compassione di lui, però nella traduzione latina, la Vulgata latina, c'è questa versione geniale, perché si legge: chi fece misericordia anteius, chi fece misericordia anteius, vuol dire appunto chi ha fatto misericordia a lui. E la genialità di questa traduzione è nel cogliere, nell'intuire che la vera compassione è un fare misericordia. Non a caso poi parliamo di opere di misericordia spirituale e corporale, perché la misericordia non è solo un bel sentimento, è un fare. Certo, la misericordia non può sussistere solo in base a quello che possiamo chiamare un imperativo categorico, una bella condizione morale, perché quando il samaritano vede il ferito, il testo dice che fu preso da viscerale compassione. Viene usato un verbo che nel greco del Nuovo Testamento è usato solo in riferimento a Gesù e solo in riferimento a Gesù. È il verbo che dice la misericordia di Dio, ed è il verbo che traduce dall'ebraico dell'Antico Testamento l'espressione della misericordia di Dio, che sono le viscere della compassione. Che voi sapete che l'antropologia biblica è un'antropologia molto terrena, molto concreta, molto corporea. Il Dio della Bibbia parla attraverso il corpo, già nell'Antico Testamento. Infatti, i verbi dei sentimenti fanno tutti riferimento a delle parti del corpo. E il verbo della misericordia di Dio è il movimento delle viscere. Quando qualcosa ti prende nello stomaco, lo senti dentro, non riesci a evitare di esserne toccato, ecco allora che non ci può essere la misericordia solo come una convinzione così che bisogna fare delle cose che noi alleggeriamo, perché se non ti prende dentro non è vera misericordia, ma questo vuol dire avere un cuore che è stato esercitato. Pensate al discorso della montagna. Al centro del discorso della montagna c'è quella parola in cui Gesù dice: se il tuo cuore è tenebroso, tutto di te sarà tenebra; se il tuo cuore è luminoso, tutto di te sarà luce. La vita cristiana non è la nostra bravura di applicare il Vangelo. La vita cristiana è quella lotta interiore in cui noi sciogliamo il nostro cuore e facciamo spazio alla luce del nostro cuore. Però l'altro aspetto è che nel momento in cui il samaritano agisce per questa compassione, il samaritano non agisce in base a una convinzione religiosa, almeno non esplicitamente. Perché non dice che il samaritano si ferma a soccorrere il ferito perché si ricordava che la Bibbia diceva di amare il prossimo. Perché anche i samaritani avevano la Bibbia, non condividevano tutta la Bibbia degli ebrei, ma ce l'avevano. Però non dice che il samaritano si ferma per la sua fede religiosa. Non dice che il samaritano si ferma perché aveva fatto un ragionamento etico. Dice che il samaritano si ferma perché fu preso da viscerale compassione, da viscere di misericordia. E allora questo lo può fare anche uno che non è della stessa religione, anche uno che ha, però anche uno che ha tutta un'altra condizione. Perché? Perché la capacità del cuore di vedere, lo vide, dice il testo.
qua vedere che cosa vuol dire. Vedere vuol dire quando noi le persone non le trattiamo da casi sociali, non le trattiamo da categorie, perché anche i poveri vengono ridotti a volte in categorie, gli anziani, gli extracomunitari, i tossicodipendenti, quelli che volete voi. Ma prima di vedere la categoria, vediamo la persona, vediamo la sua sofferenza, vediamo il suo bisogno. E le persone cessano di essere uno sfondo. Una delle cose affascinanti di Gesù è che lui non passava mai lasciando le persone come se fossero il fondale di un teatro, davanti a cui la vita succede, ma loro rimangono lì come se fossero l'ultimo. Gesù vede le persone come persone vive. Secondo punto, si potrebbe andare avanti molto, ma voglio cercare di completare questo quadro. Allora, fare misericordia verso i poveri vuol dire questo saper vedere che va oltre le nostre categorie, che condiziona l'amore. Ma c'è anche la misericordia verso i peccatori, che è la liberatrice. Io ne ho parlato in questo testo, l'arte della misericordia, che è legato a un brano sempre di Luca, Luca 7, 36, 50. E in particolare perché il brano che Luca, che Papa Francesco stava commentando durante l'omelia del 13 marzo del 2015, quando ha dato il primo annuncio del Giubileo. E in questo brano noi abbiamo, anche qui ne parlo solo per alcuni accenni, abbiamo una scena sorprendente, anche qui una scena scandalosa, perché Luca ha appena detto che Gesù veniva criticato perché mangiava e beveva con i peccatori. E questo, e la gente ne parlava. E abbiamo un fariseo, Simone, che è venuto a pranzo. Gesù va a questo pranzo, era l'usanza dei religiosi quella di avere delle persone insieme a loro nei banchetti, era anche un modo di farsi vedere, questo dovrebbe ricordarci un altro testo che è quello che si legge all'inizio della Quaresima, il fariseo repubblicano, dove farsi vedere è molto importante. E dentro questo banchetto entra una donna, si dice una figlia che non si può accettare, che nessuno dica era Maria Maddalena, perché il Vangelo non ha mai detto che era Maria Maddalena. Cioè, questo lo ha detto Gregorio Magno ma qualche secolo dopo. Una donna, conosciuta per essere una peccatrice, e ma poi che succede? Si capisce che questa donna era una prostituta. È la donna che si mette a piangere ai piedi di Gesù, gli bagna i piedi con le lacrime, li asciuga con i suoi capelli, e il fariseo dice tra sé, l'immagine che ci portiamo dentro, l'immagine di Dio, l'immagine della religione, l'immagine dell'amore, che ci condizionano, che ci impediscono di vedere, il vedere torna sempre, perché lui dice a sé, se costui fosse veramente un sottoportista, sapete che genere di donna lo sta toccando, è una peccatrice. Lui non vede una donna, vede una peccatrice, vede una categoria di persone, non vede la persona che ha un volto, ha una storia, ha una sofferenza. Gesù invece fa altro. Ma la cosa interessante di questo testo sono i verbi, perché i gesti della donna sono gesti che possono essere interpretati appunto come quelli di una peccatrice. Quando un cliente andava da una prostituta, siccome aveva i piedi impolverati, lei gli lavava i piedi, che lo facevano anche gli schiavi, era il gesto degli schiavi appunto, perché era un gesto di grande umiliazione. Questo dovrebbe portarci a pensare a quell'altro grande gesto che in Giovanni sostituisce il racconto dell'Eucaristia, la lavanda dei piedi, perché nel momento in cui Gesù ha compiuto questo gesto, che è il gesto del servizio, ci fa vedere che
dell'Eucaristia non è l'oggettino da mettere lì, da rendere una cosa che soltanto adoriamo. L'adorazione eucaristica è una cosa che ha senso se è legata alla vita, se no diventa una forma di superstizione, per non dire un'altra parola. Perché questo gesto è il gesto del servizio, è il gesto del farsi servo. E non a caso c'è stato chi ha avuto problema quando Papa Francesco ha cominciato a praticare la lavanda dei piedi fuori dalle basiliche, ed è andato nei riformatori, è andato dove ci sono i disabili, gli ammalati, è andato nelle carceri a fare la lavanda dei piedi, ha lavato i piedi a uomini, donne, musulmani. Perché? Perché proprio attraverso questo gesto il Papa ha dimostrato che la misericordia è il centro del Vangelo, che la misericordia è il senso dell'Eucaristia che celebriamo la domenica, che questo servizio va oltre le categorie. Vedete, dentro quello che noi celebriamo liturgicamente il Giovedì Santo nella messa in cena d'ogni, noi troviamo esattamente la stessa logica del racconto del Samaritano, che la misericordia va oltre le categorie, sia verso i poveri, sia verso i peccatori. Gesù ha lavato i piedi a quelli che lo hanno tradito e abbandonato. Eppure, quando il Papa ha fatto una lettera al prefetto della congregazione per la liturgia dicendo bisognerebbe prevedere che la possibilità di lavare i piedi anche alle donne sia riconosciuta come universale, il prefetto ci ha messo più di un anno a scrivere un pezzo di carta e a ufficializzarlo. Ma perché? Perché questa scelta del Papa dà fastidio, perché la misericordia fa scandalo. Perché è molto più comodo avere una liturgia, un modo di vivere la Chiesa, un modo di vivere la carità per categorie dove c'è una distinzione tra sacro e profano. E quindi alcune persone rispetto ad alcuni gesti sono tagliate fuori. È molto più comodo. E invece includere fa scandalo. Perché infatti quello che il Papa dice nel commentare il testo di Luca è: qui vediamo una logica dell'esclusione e una logica dell'integrazione. La logica dell'esclusione è quella del fariseo, la logica dell'integrazione è quella di Gesù. Quando Papa Francesco lava i piedi alle donne, ai musulmani, ai transessuali, ai detenuti, che logica ci annuncia? La logica dell'integrazione. E l'altro aspetto, ma intanto ci siamo trovati, se possiamo dire, lo stesso prefetto poi ha detto che il fatto di lavare i piedi anche alle donne e a tutti, sì, ma non è obbligatorio, come se ci fosse bisogno di mettere qualche paletto, perché in un uomo se non hai paletti non si sente bene, certe persone hanno un po' questa fissa. Però torniamo un attimo ai gesti di questa lavanda dei piedi in anticipo, che mi viene da dire, chissà che Gesù non sia stato ispirato, non abbia imparato proprio da questa donna peccatrice che gli ha lavato i piedi. La donna lava i piedi, li asciuga, e questi gesti, li asciuga con i capelli. Notate che i capelli scoperti allora erano un segno di seduzione, ci sono dei passi biblici dove le donne per sedurre mostrano i capelli, e le prostitute mostravano i capelli acconciati, profumati, addindati per sedurre i propri clienti potenziali o reali. E quindi dentro questa sua gestualità è poi il tocco diretto dei piedi, il baciarli aveva una connotazione molto intima, molto carnale. Quindi pensate che petti dovetti attorno a quella tavola, vorrei vedere se i vostri parroci a un pranzo in oratorio arrivassero.
suo sguardo è diverso, perché una persona che si mette a piedi, deve mettersi a piedi l'atteggiamento del discepolo. Una persona che bacia, beh, anche il bacio ha una doppia valenza, c'è il bacio di Giuda, ma c'è il bacio degli atti degli apostoli, diciamo che il bacio è il bacio apostolo, anche tra i monaci c'è il bacio monastico, il bacio ha tutto il significato di affettività che lega gli esseri umani, ma rimanda anche a Dio. Benedetto Calati, un monaco camaldolese, richiamando San Bernardo, il commento al canto dei cantici di San Bernardo, diceva Dio un bacio. Quindi il bacio ha una valenza, un significato, una simbologia spirituale molto forte. Ma un altro aspetto ancora, l'aspetto importante, che questa donna piangeva. C'è un'opera spirituale bellissima del XIII secolo, si chiama Il canto delle lacrime. L'ha tradotto Anicola, una traduzione di Olivetto Alemani, che era un grande teologo ortodosso francese. Ma perché noi, nella tradizione spirituale, vediamo che le lacrime sono il segno di qualcosa di molto preciso. Sono il segno del cuore che si frantuma, il cuore che si scioglie. Però quando ci sono le lacrime, vuol dire che il cuore non è più nudito. Allora vedete che Gesù vede un'altra cosa, usa un altro sguardo. Lui poi racconta una parabola, la parabola di questo creditore che ha due debitori, una micro parabola, e questo debitore cosa fa? Siccome questi non avevano di che condonare, di che restituire il debito, lui lo condona. Notate anche qui, poiché i due debitori non avevano di che pagarlo, non perché si commuove, perché gli voleva bene, perché era no, perché non aveva la ragione, perché loro non avevano di che pagarlo, allora glielo annulla. Io non ho mai visto nessuno che fa così nelle operazioni di prestito, ma questa parabola è significativa. Dio, perché si fa uscire dalla mentalità per cui Dio è il creditore, per cui noi l'amore di Dio lo dobbiamo comprare, perché Dio non ci chiede niente, non vuole riscuotere i suoi crediti. E poi Gesù dice, chi di loro lo avrà amato di più? Beh, quello che è stato condonato il debito più grande. Bravo, hai risposto bene. Però dice anche un'altra cosa. Questa donna ha molto amato, e allora molto le è stato perdonato. Allora cosa vuol dire? Uno ama perché è perdonato, o uno è perdonato perché ama. È una circolarità. Quando il Papa viene criticato, ma il Papa parla troppo di misericordia, ci vuole un po' di giustizia, soprattutto verso i peccatori, anche adesso che è uscita l'esortazione su qualcuno che ha detto, insomma, invece di dare bastonate, c'è anche qualcuno oggi, l'ho sentito, un cardinale americano, se volete andatevi a cercare dove il nome, ha detto, no, ma questo testo non è magistero, è una canzone che non piace a lui, ma allora se ragionassimo secondo, oppure un altro, no, ma questo testo non cambia niente rispetto ai testi precedenti, perché non c'è dentro una nuova norma, ecco, chi ragiona secondo la logica delle norme. Ma se voi andate a leggere l'Amoris Laetitiae, la cosa interessante che Papa Francesco non dà una regola per tutti, perché Papa Francesco non entra nella logica per cui il Vangelo equivale a un sistema normativo, equivale a un sistema di regole, a un sistema legale. Papa Francesco non fa l'autocrate della fede, che dà dei codici di norme, dà delle possibilità che dipendono dai cammini dell'uomo. Ecco perché è radicalmente sbagliata la logica del vedere tutto in base alla norma. Quindi il discorso è sicuramente l'amore che ti converte, l'amore gratuito che ti converte, ma l'amore gratuito che ti converte, beh, di
dipende dal fatto che Dio sa vedere le tue possibilità d'amore anche quando tu stesso non le vedi. Una delle cose straordinarie di questo testo è che Gesù dice che una donna che agli occhi di tutti era una peccatrice, e non sappiamo neanche se cambia lì effettivamente dopo quell'incontro, è capace di amare. Noi, quando vediamo una persona che la fa grossa, che fa una porcheria, noi puntiamo subito il dito su quello che la persona ha fatto. La cosa per noi inaccettabile, per noi scandalosa, è che Gesù invece che cosa guarda? Guarda la capacità di amare di una persona. Di quella donna vede prima che il suo peccato, vede le sue lacrime, ma attraverso le sue lacrime vede che quella donna era capace di amare. Perché anche il peccatore è capace di amare. E allora ecco perché la misericordia di Dio ha uno sguardo privilegiato sul peccatore. Perché non sono venuto a chiamare i giusti, sono venuto a chiamare i peccatori. Non, il medico non sta per gli sani, è per i malati. Ma perché quella donna si era avvicinata a Gesù? Beh, ma non aveva visto che lui era uno che mangiava, che accoglieva, che mangiava con i peccatori e accoglieva. Però ecco che è nata in lei questa fiducia, che l'agire di Gesù come una scintilla ha riacceso la sua capacità di amare. Perché è questo, è come, a me piace molto l'immagine della liturgia del fuoco al principio della veglia pasquale, quando dal cielo pasquale le luci vengono passate a tutti attraverso le candele che ognuno tiene in mano. Ma questa è solo un'immagine della luce che vince il buio delle tenebre della morte, la luce pasquale. Ma è un'immagine del fatto che l'amore è quell'incendio che riaccende le nostre braccia quando sembrano spente. L'amore è quel contagio di fuoco, la misericordia è quel contagio di fuoco, che nel momento in cui noi siamo vicini alla fiamma, quella fiamma lì fa riaccendere qualcosa che dentro di noi sembrava morto, ma è questa la resurrezione. La resurrezione è il cogliere che anche quando dentro di noi sembra tutto morto, il sentirci amati riaccende la nostra possibilità di amare. E quella donna avvicinandosi a Gesù ha avuto riacceso la sua possibilità di amare, e questo Gesù l'ha visto mentre l'altro non lo vedeva. Ecco il fare misericordia ai peccatori, il considerare di ogni persona prima di tutto la sua capacità di amare, e il fatto che quella possibilità c'è sempre, e che se tu vuoi riaccendere quella possibilità, vuoi riaccendere quella fiamma, non lo fai con le bastonate, lo fai riconoscendo quella possibilità, lo fai con un gesto di accoglienza, lo fai con l'integrazione. E quindi ecco perché non ha senso, tornando all'esortazione del Papa dell'altra settimana, non ha senso chi già mette subito i paletti e dice no, però siccome il Papa non ha detto che si può fare, anzi non dice esplicitamente che una cosa si può fare, non cambia niente. Ma quando tu sei dentro una logica di integrazione, dentro una logica di riconoscimento delle possibilità, dei cammini di amore delle persone, non puoi porre il paletti in anticipo, perché se porre il paletti in anticipo contraddici completamente il messaggio della misericordia. E allora ecco l'aspetto scandaloso. L'aspetto scandaloso è questa capacità del Vangelo di riaccendere quello che prima sembrava morto, anche del peccatore. Quindi questo dovrebbe mettere in discussione i nostri atteggiamenti verso le persone che consideriamo peccatori. Ultimo passaggio e chiudo un po' velocemente perché non voglio esagerare. Il fare misericordia nella tradizione cristiana si è tradotto nelle opere di misericordia corporale e spirituale. Su questo tema, soprattutto quest'anno, c'è una letteratura immensa, qui anch'io ho contribuito, quindi prendo la mia parte di colpa. Io mi sono dedicato in questo libretto a sopportare pazientemente le persone moleste. Fa parte di una collana dell'AMI,
ha fatto un libretto per ognuna delle opere di misericordia, non ho scelta io, me l'hanno chiesto a loro di trattare questo tema, però all'inizio non sapevo esattamente che cosa scrivere. Poi, quando ho cominciato a ragionarci sopra, mi sono accorto che andava a toccare appunto queste nostre resistenze alla misericordia, queste nostre categorie con cui noi mettiamo i paletti. Allora vi leggo due passaggi perché forse ci aiuta a dare un po' di concretezza ad alcuni aspetti applicandoli alle situazioni che viviamo. Prendo l'introduzione, la parola. Secondo Voltaire, siamo tutti impastati di errori e debolezze, per cui la prima legge di natura è perdonarci reciprocamente le nostre valutazioni. Eppure questo principio pare non avere buon corso nei rapporti umani, che oggi sembrano particolarmente difficili e conflittuali. È il caso delle persone moleste. E quando io dico, mi capita di incontrare qualcuno e di parlare del titolo di questo libro, vedo subito che il titolo, perché evidentemente ognuno ha una persona o più molesta che gli sta qua, e dico gli sta qua, perché poi mi sono documentato, molesto deriva dal latino moles, che vuol dire peso. Infatti mole, massa, peso, ma anche pericolo. Le persone moleste sono perciò coloro che ci pesano addosso. Provate a pensare a quel cliente, a quel vicino di casa, a quello che ci telefona per venderci qualcosa, mentre noi magari siamo in accappatoio e ciabatte, oppure a quell'impiegato che incontriamo alle poste che ci rende la vita impossibile. Ma ci sono delle molestie che sono anche molto più rilevanti di questo. Beh, oggi una figura del molesto è lo stalker. Quindi la molestia, questo pesare addosso alle persone, questo togliere respiro, questo togliere spazio, è un'anticamera della violenza. La molestia ci invade. Però se noi andiamo a riflettere, è vero che ci sono delle persone che ci risultano moleste perché sono dannose, perché sono invasive, perché sono pesanti, ma alcuni di questi pesi non dipendono dalla persona che sentiamo come molesta, dipendono dal motivo per cui la sentiamo molesta. Perché è vero che ci sono persone che esercitano una violenza negli spazi della nostra comunità, ma ci sono persone che noi sentiamo moleste perché chiedono qualcosa e magari fanno una richiesta di giustizia. Nel Vangelo c'è la parabola della vedova importuna che rompe le scatole a un giudice ingiusto perché gli facesse giustizia. Falcone e Borsellino erano molesti alla mafia e ai suoi politici. Allora vedete che se noi consideriamo le cose a quest'ottica, il tema della molestia cambia già di prospettiva. Ma c'è un altro tipo di persone moleste, perché oltre a quelli che ci risultano scomodi con le loro richieste di giustizia, ci sono i provocatori, perché con la loro sola presenza ci danno fastidio. Io racconto, prima che ho accennato a questa esperienza, una delle esperienze che facevamo con il mio parroco, portavamo i disabili in vacanza e andavamo spesso dalle parti delle Dolomiti e capitava di andare in zone di turismo anche chic con ragazzi che erano in carrozzina, avevano delle deformità gravi. E questo dava fastidio perché la sua presenza di persone esteticamente non gradevoli, persone anche schifose sotto certi aspetti, dava fastidio, era molesto. E c'era una persona che mi ricordo di sì, uno di quelli non lo toccherei neanche per un milione. C'era il mio padre, questo mi era antico, aveva tanti peli sulla lingua, si è girato e l'ha detto, guardi, non li toccano neanche loro per un milione, infatti lo fanno gratis. Questo per dire come ci sono persone che noi vorremmo fuori dal nostro campo di visione.
di fatto sollecitano la nostra responsabilità. Se sono ai margini, beh, chiedono una risposta per essere tirati fuori dai loro margini. Ecco lì dove è la molestia, perché questo combina le nostre comunità e i nostri programmi. Ma ci sono anche altri molesti, sono quelli che io definisco i molesti detestabili, cioè quelli che per la loro semplice identità ci danno fastidio. Potremmo fare, mi ricordo una volta all'Estero una fare un incontro, e era un incontro dove c'era un tema legato alla politica. Mi è andato impresso una persona che disse: io qualche anno fa ho scelto di impegnarmi in politica e ho notato che nella mia parrocchia, dopo messa, certe persone che so di essere, che votano per il partito che sta all'opposto di quello che scelto io, hanno smesso di salutarmi. E questo mi ha infamato, devo dire che infamato. Dopo un anno sono tornato a Cremona per un'altra cosa, ho raccontato questo aneddoto e c'era la stessa persona che mi ha detto: sì, ho finito il mio impegno politico, e hanno ricominciato a salutarmi. È indicativa questa cosa, perché vuol dire che ci sono persone che per la loro stessa identità, per le loro convinzioni, no, questi diventano molesti, non li sopportiamo, non vorremmo proprio che esistessero. Ma allora vedete che c'è una molestia che dipende dal dare un sistema agli altri, ma c'è una molestia che dipende dalla nostra incapacità di accogliere i dati. Faccio notare solo due cose, poi nel libro faccio tutta una serie di riferimenti biblici e spirituali che stasera vi risparmio. Ma sopportare vuol dire letteralmente portare su, portare il peso, e sopportare con pazienza. Beh, la pazienza nel greco del Nuovo Testamento è la macrotimia, cioè quanto grande. Allora, cos'è questo sopportare pazientemente? Sopportare pazientemente le persone moleste vuol dire quello avere, quello sguardo che non si ferma alla caratteristica, al tratto, al modo di essere di quella persona che ci dà fastidio, ma lo sa portare la relazione con quella persona. Perché? Perché se noi ci fermiamo a quello che ci dà fastidio degli altri, prima o poi qualsiasi relazione, fosse anche quella con il nostro padre, con nostra madre, con il nostro amore, con i nostri figli, si rompe. Perché prima o poi qualsiasi persona ci diventa molesta. Figuriamoci poi i poveri, i peccatori, gli immigrati, eccetera, eccetera, perché succede con quelli che ci sono più vicini. Ma allora la pazienza, lo sguardo grande, è quello sguardo che sa guardare oltre quello che si pesa, sa portare il peso di quella relazione. Pensiamo al matrimonio. Non ci può essere un matrimonio che funziona se in momenti diversi ciascuno non porta il peso dell'altro. Ci sono dei momenti in cui sono io che devo portare il peso di mia moglie, e ci sono dei momenti in cui è mia moglie che porta il mio peso, perché anch'io le peso addosso in certi momenti. Ma questo succede solo se c'è uno sguardo che guarda oltre la macrotimia, lo sguardo grande della pazienza, che vede oltre la cosa che in quel momento mi pesa. E allora sa tenere la relazione. Sopportare pazientemente vuol dire, anche quando c'è il peso, non chiudere tutte le porte della relazione. Certo, tra marito e moglie questo discorso ha un valore diverso che con il vicino di casa o con l'impiegato delle poste o con altre persone che incontro. Ma la logica è sempre la stessa. Ma questa logica, se ci pensiamo, è la logica di Dio. È la logica di Gesù con la donna peccatrice, che non si ferma
a quello di male che lei può aver fatto al suo peccato, ma porta il peso del suo peccato. Questo è il peso della croce. E guarda oltre, allora tiene aperta la relazione. Dio di fatto cosa fa? Ci sopporta, porta il nostro peso, tiene aperta la relazione con noi anche quando noi guardiamo dall'altra parte. E allora ecco che cos'è un gesto di misericordia. Io ho trovato questa poesia di Henry Dickinson, questa grande poetessa che ha vissuto una vita molto solitaria, ma una vita di grandi perennità. In uno dei suoi versi dice: l'alba è come un dono, l'aurora è come un dono che Dio ci ha fatto per farci sognare l'alba, è un anticipo dell'alba, della luce del giorno. Ebbene, ogni gesto di misericordia che facciamo, ogni volta che sappiamo, anche nel piccolo, il Vangelo dice basta un bicchiere d'acqua, per cui portiamo il peso dell'altro, ebbene, quel gesto di misericordia, quel fare misericordia, è una piccola aurora che anticipa l'alba, che è l'alba della pace. Noi quando arriva l'aurora, l'alba non la vediamo ancora, il sole ci sfugge, però attraverso i gesti di misericordia, attraverso il fare misericordia, riusciamo a cogliere un anticipo, vediamo un annuncio. Ecco allora perché, nonostante sia scandaloso, nonostante si costi fatica, vale la pena di affrontare questo lavoro interiore per imparare a fare misericordia. Perché portiamo su questa terra un po' di anticipo di quella luce che spesso non vediamo ancora, perché è quella che il Signore ci ha promesso.